Allora sì, eh, Condilura appunto è il progetto di Paolo Gabriotti e Davide Visintainer io sono l'artista con cui hanno iniziato a maggio, finora sono state fatte due edizioni, una che è la mia appunto a maggio, poi è stata fatta quella di Wieland Schoenfelder che è quella che vedete adesso e a fine luglio uscirà quella di Eleonora Luccarini. Eh, Condilura quindi è una piattaforma che al momento ha, ha questo formato qui di un giornale con 20 facciate che viene affidato ogni volta a un artista diverso, quindi sono numeri monografici e non c'è testo, a meno che non faccia parte diciamo, dell'opera dell'artista, eh, però viene sempre allegato un uh, ulteriore foglio dove c'è un testo realizzato da Paolo e Davide. Il progetto nasce un po' con la necessità di mh, creare delle occasioni produttive che poi portino anche alla produzione non solo di, appunto, del giornale ma anche di un testo. Ehm, quindi sebbene scorporato eh, il testo che accompagna ogni edizione è una parte fondamentale del progetto e la somma di questi numeri va poi a creare sia un archivio di immagini e immaginari che anche di testi che poi nella loro somma vanno a delineare anche una prospettiva critica nella loro idea, nella loro ambizione. Ehm, il nome Condilura viene da un saggio di Roger Caillois del 1965 che si chiama eh, Il cuore del fantastico. E sostanzialmente, la condilura è questa talpa con un naso stellato, eh, che è un, un occhio tattile in qualche modo. È una talpa, come tutte le talpe, è cieca, quindi sottoterra utilizza questo naso stellato per orientarsi. In qualche modo, Caloalo identifica come un'incarnazione nel mondo reale di qualcosa di fantastico, quindi, una creatura che per la sua forma rimanda ad altri mondi degli sfasamenti, degli slittamenti spaziali e temporali e quindi è di questo un po' che parla mh, lo scavo, l'idea di, di questo progetto è molto nello scavo inteso come indagine ma anche approfondimento di un artista tramite il testo e anche a volte come nel mio caso eh, scavo verso materiali che non si erano utilizzati. Io per esempio per realizzare questo progetto ho utilizzato delle foto scattate da me a sette anni negli Stati Uniti in un viaggio che ho fatto con mia madre a Washington, New York e nel Vermont. E questo viaggio è stato fatto nel Natale dopo l'11 settembre, quindi Natale 2001-2002. E diciamo che in questa selezione di foto non c'è traccia di, di questo evento traumatico, se non c'è una foto di Ground Zero, però in realtà quello che mi interessava era creare a posteriori una sorta di momento fondativo della mia pratica, per cui. Tutte queste foto di uh, stile Wunderkammer, di uh, elementi naturali, di musei, animali, scheletri, uh, ossa, sono tutti elementi che ricorrono poi nella mia pratica scultorea. E quindi ci interessava rivedere mh, in questo viaggio uh, un momento che avesse creato le basi di una poetica che sarebbe poi venuta. E in più mh, ci interessava anche il fatto di mh, avere delle immagini che mh, rispecchiassero semplicemente delle, delle ossessioni, delle curiosità, delle fisse infantili che poi ancora permangono, però che di fatto sono prive di intenzione, sono prive di intento artistico. Infatti, sono foto insomma, fatte abbastanza eh, male, con una macchinetta oseggetta molto flesciate, che poi in qualche modo. Hanno anche un'estetica non troppo lontana, anche da alcuni modi di fare fotografie, anche documentazione eh, nel contemporaneo. Quindi, ecco, mi hanno chiesto di parlare non solo perché non potevano venire, ma perché in qualche modo vedevano eh, il progetto che abbiamo realizzato insieme come una sorta di esempio di come loro intendono la rivista. E eh, niente, questo è tutto, grazie.